Questa sera, domenica 25 gennaio 2015, su Canale 5 si rinnova l'appuntamento in prima serata con la seconda stagione del Segreto. A Puente Viejo fervono i preparativi per le nozze tra Maria e Fernando. Le condizioni di Raimundo invece continuano a preoccupare, mentre Tristan tira un sospiro di sollievo dopo aver saputo che Soledad sta per tornare dal suo viaggio a Parigi. Gonzalo e Mariana invece proseguono le loro indagini per scoprire chi ha violentato Maria. Entriamo allora nel dettaglio della puntata grazie alle nostre anticipazioni. Raimundo cerca di tranquillizzare tutti affermando di sentirsi meglio. La più felice di questa bella notizia sembra essere Franziska, visto che i due stanno cominciando a fare piani per il futuro. Mariana nel frattempo trova nell'armadio di Fernando dei guanti che sembrano appagliati al cappello rinvenuto nella stalla dove Maria è stata stuprata. La domestica confessa a Gonzalo di temere che sia proprio il giovane Mesia il responsabile della violenza a sua nipote. Il sacerdote si mette alla ricerca di prove che possano confermare la colpevolezza di Fernando, ma dalle indagini non emerge nulla di nuovo. Mariana invece ha un piano ben preciso in mente. Tristan e Rosario, nel frattempo, sono felici ma al tempo stesso anche un tantino preoccupati per l'imminente ritorno di Soledad da Parigi. Fernando finalmente commette un mezzo passo falso. Il giovane si interessa troppo al testamento di Franziska, la quale se ne accorge, si infuria e lo accusa di essere un cacciatore di dote. Il dottore non riesce a capire la natura del misterioso malanno che ha colpito Raimundo. I familiari sono molto preoccupati per le sue condizioni di salute. Maria arriva addirittura a suggerire di rinviare le nozze. Ippolito, infine, ha cominciato a prendere lezioni di pugilato, ma dopo aver provocato il suo allenatore, finisce miseramente al tappeto.